L'alfabeto della resistenza, lettera M come montagna. Tre grandi autori ci aiutano a comprendere meglio il ruolo della montagna nella storia del nostro paese. Il destino degli uomini nella regione che da circa 8 secoli viene chiamata Abruzzo è stato deciso principalmente dalle montagne. Il fattore costante della loro esistenza è appunto il più primitivo e stabile degli elementi, la natura. Le montagne sono dunque i personaggi più prepotenti della vita abruzzese. Questo era Ignazio Silone in una bellissima introduzione alla prima guida del Touring Club dedicata all'Abruzzo e Molise del 1948. Facciamo un salto al 1955 e andiamo invece a uno dei padri della Repubblica. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Questa era la parte conclusiva del discorso forse più importante di Piero Calamandrei, che fece nel 1955 appunto a Milano a degli studenti universitari e medi per approfondire proprio il senso e la funzione della Carta Costituzionale. E infine facciamo un salto nel 1968, quando fu pubblicato questo romanzo. E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui, ritto sull'ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l'importante, che ne restasse sempre uno. Scattò il capo e acuì lo sguardo come a vedere più lontano e più profondo. La brama della città e la ripugnanza delle colline l'afferrarono insieme e insieme lo sconquassarono, ma era come radicato per i piedi alle colline. Questo era il Partigiano Giovani di Beppe Fenoglio, pubblicato appunto postumo nel 1968. La montagna che determina il carattere degli uomini, Ignazio Silone, la montagna come luogo in cui è nata la nostra Costituzione, Piero Calamandrei, la montagna alla quale erano radicati i partigiani, Fenoglio. La montagna, le montagne dunque, come rifugio per i partigiani, come casa dei partigiani e quindi, in ultima analisi, come casa degli italiani.